ascolta musica, lui fa il disc jockey. Dipende dalla giornata, dipende un pochino da come è andata la gara. Io normalmente ormai chiedo sempre com'è andata, perché poi faccio una comparazione con le sue sensazioni in bici rispetto a quello che poi io sento a livello muscolare, quindi poi mi serve a me. Normalmente siamo sempre stati abbastanza diretti, e poi lui c'ha una sensibilità per cui non gli posso dire delle stupidate, nel senso che lui lo sente se la gamba non risponde, se è contratta, se ci sono dei problemi, quindi è inutile che poi magari dico stai bene, in realtà non ci guardiamo e ci capiamo al volo, no? È che... E sei incazzato, che fai? Sei incazzato, sto zitto. No, no, difficilmente. Cioè, comunque sempre c'è uno scambio di. Sì. Di parole, o a volte c'è anche. Dice guarda, oggi ho avuto questo problema qui, sentivo questo punto che come se era in trazione. Con qualche problema, e quindi si cerca anche di capire qual è il problema, che a volte magari quel posto dove ti fa male non è proprio quel posto, ma può essere concentrato da un'altra parte. Ma non lo so, dipende, io non guardo mai l'orologio, perché con lui ho un range abbastanza ampio di tempo, nel senso che si va da 30 minuti a un'ora e un quarto, meno tempo lo tengo sul lettino e meno bisogno ho, quindi... Guarda, l'atleta è un po', deve essere un po' come un pilota di Formula 1, deve conoscere non solo il proprio mezzo, ma quindi cercare di capire come gestire anche determinate cose. Quindi io sono uno che si basa tanto anche sulla sensazione, sul colpo di pedale, come ti senti e queste cose qui, e mi incide anche parecchio. In base alla mia sensazione a volte riesco a ottenere molto di più, e quindi riesco a dare anche un'indicazione che aiuta anche lui, capito? E lui poi aiuta me, perché si riesce a trovare magari a volte insieme il problema. La muscolatura è molto più soffice, senti che si lavora molto meglio, il tono non è altissimo, non è fortissimo come in un atleta di percorsi di un giorno, dove hanno un tono molto più elevato. Anche perché le fibre muscolari sono di diverso tipo, loro sono più ricche di fibre rosse, mentre invece gli atleti che fanno le gare di un giorno sono più ricchi di fibre bianche. Perché io adesso inizio così, vedo che ci sono un po' i piccoli problemi, poi dopo continuo con la mano. Diciamo che è un aiuto al massaggio connettivale, poi la tecnica connettivale del massaggio faccio su tutto il corpo, poi chiaramente un po' mi soffermo sulle zone che mi sembra che abbiano più bisogno. E questo si vede perché chiaramente stimolando, vedi che si formano queste zone di ipervascolarizzazione. Ecco, queste sono le zone che poi devono essere maggiormente trattate.